Leonardo da Vinci, tutti i dipinti e i disegni. Sono un po' intimorita nel presentarvi questo libro perché è senz'altro un caposaldo del catalogo di Tasche. L'autore è Frank Zöllner, che è un esperto di arte di Leonardo e di arte rinascimentale. Il libro ripercorre la vita e le opere di Leonardo seguendo tutti i suoi vari spostamenti. I capitoli dedicati a Leonardo e ai dipinti sono addirittura 10. La meraviglia, come sempre, di questi libri di arte di Taschen è che oltre a darci la meraviglia, questa è da brividi, è la meraviglia, dicevo, dell'opera nel suo insieme, ecco, ci fa anche godere dei particolari, particolari che magari anche avendo la possibilità di visitare i diversi musei che li accolgono, magari non avremmo la possibilità invece di soffermarci su particolari di questo tipo. Quindi per ognuno di essi vedete la professionalità di queste riproduzioni che ci permettono di apprezzare anche tutte le increspature qua della pittura. E, come dicevo, sono 10 capitoli interi dedicati a tutti gli spostamenti di Leonardo in Italia e alle diverse opere che ha realizzato. E poi, siccome è un'opera veramente completa, c'è anche tutta una parte, qua la Monna Lisa, tutta una parte, guardate che meraviglia, tutta una parte, stavo dicendo, dedicata appunto ai disegni. Leonardo sappiamo che realizzò oltre 1000 disegni in vita, qui ce ne sono 663 e la maggior parte è stata presa dalla collezione del Castello di Windsor, anche questa una cosa eccezionale perché difficilmente il castello concede la possibilità di riprodurre i disegni della propria collezione. Quindi poi anche tutti i vari dettagli, il catalogo ragionato, un elegante segnalibro perché poi, come vi dicevo, il testo è in italiano, quindi ci permette proprio di apprezzare ogni commento, ogni spiegazione, ogni delucidazione nella sua interezza. I disegni sono divisi per vari argomenti, quindi naturalmente le tavole anatomiche, le macchine, la cartografia, l'architettura. Tutti i disegni che esemplificano questo genio incredibile, genio poi per tutta l'umanità, insomma, voglio dire. Quindi a 150 € tutto e solo in italiano per Taschen, Leonardo da Vinci, tutti i dipinti e i disegni.